questa edizione di proposte è sicuramente la più importante, perché è veramente quella che dà un segnale di una ripartenza che tutti aspettavano, sia gli espositori sia i nostri clienti. Ci sono tutti, tutte le nazioni ai nostri inviti hanno risposto. Dopo quasi 2 anni di stop forzato a causa dell'emergenza Covid, a Villaerba di Cernobbio torna a proposte la Fiera del Tessuto d'Arredamento e del Tendaggio, un'edizione, la numero 28, molto attesa per il settore, a cui partecipano 60 espositori, 27 italiani, tra questi molti nomi comaschi, e 33 stranieri, inevitabili dunque le ricadute positive anche sul fronte turistico. Un appuntamento organizzato osservando le norme anticontagio, all'arrivo oltre al badge d'ingresso viene richiesto il Green Pass, e che porta con sé voglia di fare e di ricominciare dopo un periodo di difficoltà. Abbiamo avuto delle grosse cadute, ma c'è stata anche una forte ripresa, perché alla fine le persone hanno iniziato a frequentare di più la casa, no? Obbligati a questo, e per cui si sono accorti che nella loro casa c'erano delle cose da cambiare, da sistemare, da modificare, da abbellire. C'è ancora il settore alberghiero in sofferenza, però tutti gli altri settori stanno viaggiando, stanno marciando. Tra i padiglioni, da oggi a giovedì, le ultime novità, ma anche gli evergreen, si scelgono tessuti e disegni. Inoltre, in linea con i nuovi trend e con le richieste del mercato, sono presenti articoli innovativi ottenuti con processi industriali e materiali sostenibili. La fiera segna anche un momento importante per il polo espositivo di Cernobbio, che fino a Ferragosto ospitava il centro vaccinale. Terminata la fase sociale di Villaerba, riprende effettivamente dopo quasi 2 anni l'attività nostra, il nostro core business, che è quello di centro internazionale fieristico e congressuale. Ed è particolarmente significativo che il mondo fieristico italiano riprenda a vivere con il Salone del Mobile nella grande Milano e nel nostro territorio con proposte.